insomma, siamo davvero alle battute finali, vi prego ancora un attimo di pazienza. Credo siamo da italiani e siciliani presenti tutti positivamente scioccati. Le conclusioni al magnifico rettore, il professor Alessandro Bianchi, che potrà dire a nome degli italiani che hanno ascoltato questa corea un pensiero, credo, forte, orgoglioso e chissà di quanti altri sentimenti. Prego, magnifico rettore. Non ho conclusioni da fare, ho da fare qualche più di un ringraziamento e qualche riflessione su questo. Il ringraziamento, oltre ovviamente a tutti quanti hanno ritenuto di partecipare, a quanti sono intervenuti attivamente, ai relatori, al Mr. Park Yong-Ilu, che con parole non proprio diplomatiche ha detto forse qualcosa che noi conosciamo, forse l'ha detta in maniera un po' brutale, però prendiamola per la parte buona, diciamo, come lo stimolo a fare meglio. Viviamo un periodo difficile, forse non il peggiore della nostra storia, per carità, abbiamo visto di peggio. Viviamo un periodo difficile perché forse non siamo riusciti ancora a entrare pienamente in sintonia con quello che sta accadendo nel mondo da 30-40 anni a questa parte. Una rivoluzione difficile, noi abbiamo radici lontane, lontanissime, millenarie, e forse per questo facciamo più fatica a entrare, diciamo, in relazione con tutto quello che accade velocemente tutti i giorni. Però cercheremo di essere diligenti, signor Parcheri. Ovviamente un ringraziamento particolare va a Sua Eccellenza l'Ambasciatore, ha descritto un quadro, mi pare, molto chiaro, molto netto del suo paese, della Corea, e ha descritto anche un quadro molto puntuale dei rapporti tra la Corea e l'Italia, rapporti che direi sono tutti da costruire ancora, e ha indicato alcuni ostacoli a questa costruzione. Noi cercheremo di superarli. Peraltro vorrei approfittare di questa occasione per fare un invito all'ambasciatore. Vorrei che lui ripetesse questa lezione che ha fatto nella nostra sede di Roma, dove, che sarà tra l'altro la sua sede, immagino, nei prossimi anni, e dove potremo avere occasione di finalizzare forse in maniera più precisa questo incontro con gli imprenditori di tutti i settori, enogastronomico, della cultura, dell'education, di tutto quello che può essere espresso dagli imprenditori siciliani e da quelli piemontesi. Un'occasione del genere forse a Roma può fare un passo avanti nel costruire questi rapporti. Grazie ancora a tutti per queste presenze, anche sempre molto, queste occasioni molto partecipate in questa sede di Palermo, che sono sì dovute alla bravura del professor Calogero, nostra guida spirituale e materiale, ma sono anche dovute, capisco ormai da qualche volta, a un interesse vero per le cose che si tratta e a un'attenzione che l'Università Telematica Pegaso sta riuscendo a sollevare. Grazie a tutti e arrivederci. Adesso abbiamo un dono che l'Università Telematica Pegaso vuole fare insieme al magnifico rettore vicino alle bandiere, quindi chiedo ai giornalisti di volersi avvicinare. E nella fattispecie si tratta di due volumi, un volume che racconta Palermo e l'altro che racconta la storia di grandi imprenditori di Palermo come Florio piuttosto che Spadafora e tanti altri. Un gesto significativo. Professor Bianchi, prego. Poi vi ricordo che giù, come avete sentito prima dall'anteprima, potremo degustare la cucina coreana. Su, al terzo piano, mi dicono, al terzo piano c'è la possibilità di fare questa esperienza. Quindi un applauso per questa consegna di questi due volumi di prestigio dell'identità siciliana all'ambasciatore Lee Yong-jun da parte del professor De Carlo e del magnifico rettore Bianchi. A tutti coloro che ci hanno seguito anche da casa in streaming, un grazie da Palermo e chiaramente al prossimo appuntamento con Pegaso.